Buongiorno! Cioè, in realtà buon pomeriggio, però buongiorno! Allora, a 10 minuti cominciamo, anche perché voglio aspettare che arrivi gente. Ma come state, pezzi di merda? Come state? Scusate se ho il naso chiuso, ma sono un po' raffreddato. No, non ho il Covid. Credo. Allora, so che avevo detto che avrei fatto miglioramenti tecnici, ma a quanto pare no. Cioè, ieri era il mio giorno di riposo, quindi figuratevi se io mi metto a cazzeggiare cercando di migliorare la mia streaming, no, no. Come al solito, direi. Allora, ho deciso di portare la live quando cazzo mi pare, ok? Non rompetemi, cioè non ci sarà un orario predefinito. Assolutamente no. No. Allora, in realtà oggi volevo portare Minecraft. Volevo portare Minecraft, però ho detto, vabbè, ma chi cazzo se ne frega? Ma continuiamo The Last of Us. Ma chi cazzo se ne frega? Anche perché lo voglio finire, ragazzi, lo voglio finire. Allora, aspettiamo che entrino tutti. Certo, ancora un po' di tempo ce ne vuole, anche perché l'orario è abbastanza. Ah, io non so se le notifiche sono arrivate, onestamente. Non lo so. Vediamo se la gente arriva. Phil comunque, niente. Cioè, Phil è morto. Phil è fottutamente morto. Phil, dove sei? Ma aspettiamo fino a 10 minuti e poi cominciamo. Ok, non abbiate fretta, tanto lo finiamo il gioco. Comunque sì, in caso, sabato, allora io l'ho già detto, sabato farò soltanto un'ora e mezza di live, la domenica ne farò completamente, la domenica ne farò completamente perché ho bisogno di un giorno di pausa, poi tutto il resto della settimana 3 ore di live, non vi preoccupate, non vi abbandonerò mai. Mai e poi mai. Comunque tutti stanno facendo i cazzi loro. Mi stanno abbandonando. Non va bene. Scusate se per tutta la live parlerò con il naso chiuso, ma io quando arriva la primavera io sto male. Tanto vediamo un po' che cazzo abbiamo dei. Wow! Incredibile! Wow! Wow! Beh, comunque ci sono tutti i bozzetti perché ho completato il gioco al 100%. Quindi, anche per quello. Aspettate che metto il link anche su Instagram, perché anche su Instagram mi devono. Ok, link copiato. Manca esattamente un minuto. Minuto e cominciamo. Luca mi ha abbandonato, ma come cazzo è possibile? Allora, in teoria, se io metto il link su. No, no, che Facebook. Se metto il link su Instagram dovrebbe. Vediamo un po'. Scusate un secondo. No, comunque sto gioco non fa un cazzo di spettatori. Cioè, manco per niente. Niente. Fa un cazzo. Cioè, a me non me ne frega un cazzo, ripeto. Io le faccio comunque. Non è un problema.
Ok, cominciamo. Continuiamo questa merda. Ah, io non mi ricordo dove siamo arrivati, onestamente. Avevamo appena ucciso delle iene, se non sbaglio. Credo, 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 credo. Ripeto, le live, le farò quando mi capiterà. Ok, non rompetemi i coglioni. Non c'è un orario fisso. Dipende dagli impegni che ho. Ovviamente, ripeto, quando sarò libero dalla scuola, quando sarò libero dalla fottuta scuola, potrò farle quando vorrò. Quindi anche la mattina, anche di pomeriggio, anche di sera. Non lo so, ok? Dipende dagli impegni. Oddio. Comunque dicevo, non ho sintomi del Covid. Non c'ho nulla, ho soltanto il naso chiuso, quindi non rompetemi i coglioni. È che ogni volta che arriva la primavera comincio a star male col naso per l'allergia al polline. Quindi non rompetemi i coglioni, non ho nulla. Nulla. Ok, eravamo arrivati qua. A quanto pare eravamo arrivati da Nora. Da Nora, Nora, ok. Dobbiamo ucciderla. Ah, ok, mi ricordo. Ok. Intanto vediamo un po' che cazzo c'è qua perché abbiamo bisogno di munizioni. Cioè, in realtà le munizioni le abbiamo, però. Ah, il fucile a pompa? Ah, merda, ok. Mamma mia, che merda. Dovrò parlare tutto il tempo col naso. Bellissimo. Sei tu, Nora. Ecco, mi ricordo, eravamo arrivati qua. Ok. Forse se avesse messo più guardie, Abby sarebbe ancora in cella. Quando è stata qui, Abby? Non sono uno stupido. Dobbiamo sapere dove è andata. Quando Isaac ci chiederà un parere, io gli dirò quello che penso. Ok. Diavolo, devo tornare al lavoro. Nora, io non voglio pagare per lei. Ciao Luca, vaffanculo! Comunque io farò le live quando mi pare, cioè non mi interessa. Se vogliono seguirmi mi seguono, se no un cazzo. E anche Phil c'è più. Dov'è Phil? Tutti morti. Almeno domenica un paio di spettatori li ho fatti all'inizio. E lì, porco Dio, veloce. Ok. La potrei fare stasera. Ah, stasera sarò stanco morto. E sarò tutto annichilito. Lo faccio adesso così sono più energico. Ne approfitto. Ok. Allora, questo è un esperimento. Se questo gioco non fa sti spettatori, me ne sbatto il cazzo e non lo porto più. Non sto scherzando. Cioè, ormai lo finiamo. Che cazzo me ne frega. Però è un po' una rottura di palle vedere sti pochi spettatori. Cutscene. Non gridare. Metti giù quella roba. Per quanto stai in live, ah, io farò sempre 3 ore di live, Luca. Tranne il sabato che ne farò soltanto 1 ora e mezza. La domenica non ne faccio. Quindi 3 ore di live. Quindi fino alle 7, alle 8. Tutto il pomeriggio. Stane. No. Ti ricordi? Che cosa vuoi? Abby è passata da qui. Dove è andata? Non lo so. Se mi spari, questo posto si riempirà di soldati. Ma tu A sarai me che cazzo me ne frega? Dimmi dove è andata e forse ti lascio libera. Potevamo ucciderti. Forse avreste dovuto. O forse non sareste dovuti venire a Jackson. Dov'è Abby? Senti ancora le sue grida? Cosa? Io le sento ogni notte. Sì. Quello stronzo non meritava nient'altro.
Greve! Aiuto! Un'entrata! Ehi, c'è nessuno! Cazzola stupro! No! Nora! Non sperare di salvarti! Stata di merda! Da dove cazzo? Da dove? Puttana! Sparatele! Fermati! Cazzo, vi ammazzo tutti! Oh no! Perché mi devo dissociare? Non ho detto niente di male! Ah, perché ho detto stupro! Beh, scialla, zì, è il titolo di un film! Non l'hai mai visto? Si chiama Stupro a Chinatown, è bellissimo! Cazzo. Eccoti. Tana di merda. Ah. Cazzo. Sta troia colpisce. Cazzo. Giù le armi. Ma no, peggio di Abby non credo. Abby è proprio una bestia, Abby. Indietro. Abbassa la pistola. E possiamo ancora sistemare tutta questa cazzo. Abbassala, sulle mani. Indietro. Non hai via di scampo. Buttati è lì. Buttati. Ok. Ellie è morta. Ammazza sta troia. Ammazzala. Cazzo. No, 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 no. Bastardi. Perché la corrente è attiva? Non importa. Ma vaffanculo. Ehi, attenzione! Non voglio riaspettare. Cazzo, pure gli infetti ci sono. Cosa che ti dico, vaffanculo. Ci diamo quella puttana. Vanno fuori. Ma che cazzo fa? No! Primo fail della Riproviamoci. Eccola, è lei! Dietro la scrivania! Ah, stavolta giochiamo bene. Mi sono fatto prendere dal brio della live. Oh cazzo. No, no, no! Non abbiamo! Vaffanculo. Non date sfuggire! Ormai. Dai, dai, cazzo, veloce! Dai, 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 dai! Ok. Scusate, non avevo voglia di combattere. Cerchiamo quella puttana adesso. Dove sei? No! Non c'è niente! Che palle, dammi qualche munizione! Vabbè. Vabbè. Comunque è meglio farle di pomeriggio le live perché posso gridare a quanto voglio praticamente. Di sera le persone dormono, quindi... Cazzo! Mi sa che mi sono perso. Scusate. Non c'è un cazzo qua. Ok. Tre spettatori. Ma chi è il terzo spettatore? Eccola. Eccola la troia. È qua. Sì, lo so che sta morendo. Guarda, guarda sta troia. Ora muore. Tanto se non lo uccido io è comunque morta. Puttana di merda. Vieni. Ecco. Ecco. Cazzo, gli ha rotto il braccio. Dov'è Abby? Stai inalando spore. Tu sei tu.
c'è una luce. Non la vedi? Che di colore? Che domanda stupida è? No, mi dissocio, Twitch. Era il titolo di una serie TV. Bellissima, guardatevela. Guardatevela, è bellissima. Dov'è? È su Netflix. Tanto morirò in ogni caso, quindi perché dovrei dirtelo? Perché posso essere veloce. O rendere tutto molto doloroso. No! Pensa a quello che ha fatto. Alle persone morte per causa sua. Ultima occasione. Non tradirò la mia amica. Oh cazzo. Che goduria, oh! Che goduria! Ma dov'è Phil? Dove sono tutti? Sono tutti morti, oh! Tutti morti! Comunque lì è proprio satanata, oh. Non mi frega proprio un cazzo di nessuno. Proprio vendetta a go-go. No, Dina, che palle! Tu mi sta sul cazzo. Va tutto bene. Cazzo. Stai sanguinando. Non è mio. Si è nascosta qui. In questo acquario. Ok. Andiamo. Ti aiuto a lavarti. Non piangere, puttana! Le braccia. No! No! Allora, no! No! Twitch, no! Vabbè, ho capito che è un gioco, però... Vabbè, non si vede nulla, credo. Credo che non si veda nulla. Però una scena di sesso in questo gioco c'era, me la ricordo. Mi sa che è con Abby. Ma speriamo che si può. Che se no... No... Perché piange? Scusate, sono fuori. Ma se la telecamera resta così va bene. No! Leva quelle mani! Non voglio perderti. Cringe, sì. Ah, c'è anche Jerry Scotti! Senza quello come sempre, ma... Ma scusa, ma cosa vuoi? Mi sa che con Ellie abbiamo finito comunque. Mi sa che c'è solo questo flashback e poi passiamo ad Abby. Finalmente! Finalmente! Cioè, secondo me Abby ha le armi più fighe. Poi anche più fisicata, cioè, è più figo, dai, cioè...
Comunque, se sentite che tiro col naso, non mi sto facendo di cocaina. Ho il naso chiuso. E se pensate che io abbia il Covid, non ho il Covid. È l'allergia al polline di merda, che ora con la primavera. Mamma mia! Quel c'è un E avete lasciato tutto qui. ca. Ok, comunque fatemi sapere se si sente bene, se si Deve vede esserci qualcosa. bene. Che è sempre una domanda stupida, perché il telefono io comunque vedo come va. Però ovviamente l'audio non lo sento. Questo cos'è? Greve! Lo sviluppo ha creato una mutazione, vediamo se è ok. Cosa se vabbè? Allora. Speriamo che non mi chiamano, che non mi chiamino quello sconosciuto come è successo l'altra live. Bello Luca, ne sai qualcosa? Cioè, no, no, non Luca, nel senso che sei stato tu. Nel senso che lui c'era, ha assistito a tutto, quindi. Speriamo che non succeda di nuovo. Tanto l'ho bannato. Non è stato un piacere accogliere, ma a me non me ne frega un cazzo. Ok. Allergia. Ma vaffanculo, ma non è vero mai. Che schifo. Io questa gente non la frequento. No, no, questa gente no. Che schifo. Sì, lo so di chi parli, lo so, lo so. Non nominiamolo perché sennò è un casino. Lo so di chi stai parlando. Inizia con la M per caso. Che cazzo è? Vediamo. Sono partiti quasi tutti. Andrò anch'io, non so con quale gruppo. Io ho votato per inseguire il contrabbandiere e la ragazza. Ma hanno detto che anche se trovassimo lei o per miracolo qualcun altro immune al contagio, sarebbe inutile. L'unico in grado di sviluppare un vaccino è morto. Il miracolo, qualcun altro immune al contagio. Sarebbe inutile. Sto zitto per farvi sentire quello che dicono, ovviamente. Sarebbe inutile. L'unico in grado. In questo gioco non ne fa spettatori. So che già l'ho detto mille volte, ma. Saltato in mente. Scappare così nel cuore della notte. Avresti potuto parlarmi. Non lasciare uno stupido biglietto. Spiegami. Che è successo qui? Se mi menti ancora una volta, No! me ne vado. No! E non ci rivedremo mai più. Ma se mi dici la verità. Quanto mi manca per finirlo? Allora, su sto gioco puoi giocare con due personaggi, Ellie, cioè lei, ed Abby, ok? Praticamente con entrambi i personaggi hai 3 giorni a disposizione, ok? Finiti i 3 giorni, in teoria dovresti passare all'altro personaggio. Allora, Ellie adesso l'abbiamo finito, quindi passeremo ad Abby. Poi dovremmo fare 3 giorni con Abby. Poi manca il livello finale e l'abbiamo finito. Quindi non è che manca tanto, cioè non è un gioco che dura tanto. Io tornerò a Jackson. Qualunque essa sia. Dimmi l'età.
Joel. Per creare un vaccino. Ti avrebbero uccisa. Io li ho fermati. Cazzo, non mi toccare. No. Tornerò indietro. Ma abbiamo chiuso. Cazzo! Come giorno 3? Allora con Ellie non abbiamo ancora finito. Cazzo! No! Ellie, mettiti una maglietta, per favore. Non mi fare bannare. No! Ok. Porca miseria. Ellie, mettiti una maglietta. Porco di... Ah, ok. Grazie, Ellie. Grazie. Ok. Niente, allora rimane un giorno con Ellie. Ho sbagliato, ho detto una cazzata. Rimane un giorno e basta. Ok. Dina. Palle sta Dina, oh. Basta con sta Dina, basta, rotto il cazzo. Ah, mamma mia, potrei fare spoiler? Ma ovviamente non voglio. Mamma mia, oh. Che merda Dina. Sta allergia. Jesse? Dove sono quei due? Ah, volete che suoni la chitarra o no? O vado avanti? Dai, decidete voi, dai. Soffio di naso. Ma non serve a niente. Ah, volete che suoni la chitarra o no? O vado avanti nel gioco? Dai, che stiamo perdendo secondi importanti. Ok, suoniamo. Ok, a posto. Mi sta bello interagire con la chat. Ah, cercherò di non sniffare, ok? Però è difficile. Ma gliel'hanno detto a Jesse che quella è incinta. Mi sa di no. Beh, penso che l'avrà capito, non è mica un coglione. Cioè, ok che è asiatico, però non credo che sia un coglione. Mi dissocio, ma non si può dire niente, oh, che palle. Una brutta notte. L'ha passata tutta a vomitare. Beh, potevi svegliarmi. È incinta. Ah! Sì. Ho capito perché siete qui. Ma lei va riportata indietro. Ha bisogno di cure e qui non siamo sì, in grado. Sì, lo so.
Ma non posso abbandonare Tom. Lui è qui per colpa mia. Magari puoi riportarla tu. Non si muoverà senza di te. Già. Fanculo. Salviamo Tony. L'acquario di cui parlava la ragazza. Lui non ha ancora trovato Abby. Lo aspettiamo appostati lì. E lasciamo Dina qui da sola. Se vuole così. Ok. Andiamo a dirle che partiamo. Ti aspetto all'ingresso. Bene. Cazzo, meglio Jesse di Dina. Quello è proprio inutile, oh. Meno male che andiamo con lui. Andiamo. Ok. Sulla mappa l'acquario è vicino al mare. Deve essere di qua. Sì. Allora parlerò mentre loro parlano, perché altrimenti non parlo mai praticamente. Non c'è un'opzione per evitare che parlino durante... No, chissà di no. Ok. Beh, vedi che già lui è più forzuto, cioè... Ispira okay. Sicurezza, Jesse, non quella puttana. Che è femmina, quindi sarà anche per quello che non... Che non mi ispira fiducia, non mi ispira sicurezza. Cioè, ci sta. Così, a caso. Cosa hai detto, Dina? Niente. Che speriamo di trovare Tommy all'acquario. Io... Non le ho detto che lo sapevi se questo... Che... Tranquillo. Caricato la pistola con una mano sola. Ok. A volte succede. L'acquario è una base dei buchi. Non credo. Nora ha detto che Abby è lì. Vuoi sapere da lei perché l'hanno fatto? Esatto. Joel ha avuto un problema con alcune luci. Ex luci. Che genere di problema? Cazzo, è troppo soddisfacente rompere i vetri. Hanno distrutto. Bello. Dai, Luca, non fare spoiler. Che palle. Dai, che palle. Sì, che cazzo fai? Io non ti voglio bannare, ma... Ormai danno è fatto. Luca, sei stato appena bannato. Cazzo, meno male che non c'è Giuseppe, altrimenti... Tanto è già Giuseppe. Che cazzo dici? Ma dove? Questo è pazzo. Sto dice cose che non esistono. Ok. Ma quindi Manu se lo fa il canale o no? Proprio non gliene frega un cazzo. Ok. Niente da fare. Ok, niente da fare. Comunque non mi avete detto che si vede, se si vede bene. Ok. Pensi mai che potrebbero tornare a Jackson? Ok, si vede bene. Non me ne frega un ca... Vabbè. Che vuoi dire? Che stiamo sfidando i loro uomini. Nella loro città. Per quello che hanno fatto. E quindi... Poi non erano a Jackson per quello che ha fatto Joel. Questo posto è diverso da Jackson. Joel e Tommy hanno aiutato Abby quando è stata attaccata. Io non so. Ma che cazzo ne so di Emanuele? Io glielo... Ah, oh, ti infermurare! Oh! Ah, comunque va bene. E che ti ha detto, no o sì?
Beh, suppongo di no. Ovviamente. Ovviamente. Marcella. Jerry Scotti, tu. ho avuto un lapsus. Jerry Scotti, tu quando te lo apri il canale? Dai, che stiamo aspettando te. Cazzo, un secondo, okay. Jesse, fammi. Fammi lutare, cioè. Fammi. Ok. Di qua. Ok. Spiegami una cosa. Perché non mi ha detto che era incinta? Ascolta, io penso che te ne parleranno appena. No! Hanno iniziato a radunare tutte le unità. Ti sto diando se succhi ancora con il. non ci posso fare niente, è istintivo. Non lo faccio apposta. O suco o muoio. Non lo so quando avrò internet magari. Ok. Spera al più presto, così ci aiutiamo tutti. Tutti ci aiutiamo. Finendo per farci il culo a strisce. Allora decidete voi. O li uccidiamo silenziosamente o facciamo un baccano. Facciamo un baccano. Decidete voi. Tanto io. Ok, questo serve un botto. Silenzioso. Luca dice silenzioso. Jerry Scotti, tu che cosa consigli? Io faccio la molotov. Ok. Cazzo, potevo fare il silenziatore. Che coglione. Ok, facciamolo silenzioso allora. Ci sta. Veniamoli! Ma che cazzo? Ci ho provato. T'ho fatto male, quanto mi dispiace. Dove cazzo è quel coglione? Mi dispiace, ci ho provato. Non è bello. Ma che cazzo fa? Non ci credo, come ho fatto a mancarlo? Stabili. Ma io veramente, io non ho parole. Col cecchino si mira di merda. Anche con la pistola. Non è colpa mia. Che merda, oh. Ci sono nascosti lì! Ok. Andiamo di al cazzo. Chi cazzo sono? Dai che bastardi. Easy. Troppo facile. D'aiuto. Morto. Munizioni. Ok. Ricarica. Ok. Faccio. Mi sa che. Ma che cazzo. No! Mi ha visto. Muori. Muori. Quattro spettatori finalmente. Finalmente quattro. Hanno il grilletto facile. Ok. In guerra con una setta di maniaci. Sì, ne stavano parlando. I serafini, mi pare. O serafiti. Io ho sempre sentito iene. L'hai mai visti? No. Meglio per te. Ok. Che palle, oh, le munizioni per fucile a pompa non ci sono mai, oh. Che palle. Che palle. Ok. Comunque Luca, puoi controllare quanto va di moda Resident Evil sul Twitch. Puoi vedere quanti spettatori fa. Che The Last of Us credo che ne faccia tipo 180. Che ormai non se lo incula più nessuno. Qua c'è un cazzo.
638. Resident Evil, dici? Che nella Last of Us credo che ne faccia tipo 180, 150, non lo so, non mi ricordo. Però 1 milione di seguiti. 1 milione di seguiti. Resident Evil. Buono! Invece della Last of Us mi pare che ne ha di meno. Niente. Greve. The Last of Us 2 se 600 k seguiti. Ma è strano, sì. Che anche quando gioca da Jack and Dexter gli spettatori arrivavano. Poi ovviamente io ho sto problema delle notifiche. A te ti è arrivata la notifica quando ho cominciato a fare live? Oggi dico, ti è arrivata? Che mi sa di no. Cosa sono questi manifesti? Sembrano fumetti. Ma che razza di posto è? Vabbè, controlla nelle notifiche, no? Del telefono. Quelli erano tempi d'oro. Ah, ecco. No, l'importante è che ti è arrivata. C'è un cazzo qua. Ok. Dove cazzo andiamo? Che stavi dicendo? Prima, riguardo. Hai detto che mi parlerà di. Ora abbiamo altri problemi. Ok. Prima o poi. Bella, zi, prendila! Prendi. Sai se vuole. Fanculo. No. Guarda che disastro. L'acquario. Però sai che cosa ho notato, Luca? È che cambiando sempre il gioco, gli spettatori follower arrivano. Mentre invece giocando sempre nello stesso gioco. Perché da tipo. Allora, io da quando faccio live ho cambiato sempre genere di gioco, no? E aumentavo sempre i follower. Da quando ho iniziato a fare solo The Last of Us. Non lo so, mi sa che non va bene come cosa, mi sa che bisogna variare. Io vado in live su metro. Ah, ok. Qui non lo so, cioè secondo me mi tocca. Io lo porto metro, stasera faccio un'ora, il just chatting. Mi sa che bisogna variare, eh? Bisogna che mi sa di sì, perché sennò. Infatti ci sto pensando a farmi tipo un'ora di The Last of Us e poi magari porto altro. Ci sto pensando onestamente. Magari porto anche Resident Evil, vediamo. Magari porto anche quello. Beh, io ora sto portando metro perché ieri non l'ho fatto. Ah, ok. Dico, sti cazzi, anche se ci mettiamo un anno a finire The Last of Us, l'importante è che facciamo la live. Cioè, a me non me ne frega un cazzo a sto punto, scusa. Cioè, faccio 3 ore di live, ok, al giorno, ma comunque variando sempre i giochi, perché sennò. Qui non cresciamo, sì. Ora vedo. Fai la programmazione su Twitch. Mi sa che si deve fare per forza da PC, vero? Perché da cellulare non credo si possa fare. Ora vedo. Sì, però non ci metti niente. Vediamo. Oh, cozzo. Ce la fai a passare da lì? Vediamo. Ma da telefono non credo si possa fare sta cosa. Ora vediamo. Sarei venuto anch'io se mi avessi avvertito. In realtà io credevo che ti saresti opposto.
Ok. Ammiravo Joel. E non sopporto sia finita così. Sarei venuto. No, in che senso? È asiatico. Stati calmo. Io credeva mi fossi presa una sbandata. Wow. È un inferno qui. Il sangue è fresco. Ritorniamo in strada. Il sangue è fresco. Già. Il sangue è fresco. Pure fare 3 ore di live. Cioè postare 3 live al giorno. Però ovviamente frammentate. Tipo che cazzo ne so, una la mattina, una il pomeriggio, una la sera. Cioè ci starebbe un botto. Come volevi fare tu, tipo. Una specie. Sì, magari uno se vede un'ora di live dice è più fattibile da vedere. 3 ore di live. Vediamo, ci devo pensare. Ci devo pensare. Spero che stasera ti scapiste se lo caghi qualcuno. Cioè, capito? Secondo me bisogna fare tipo live di 1 ora e basta. Non lo so, oggi faccio sto piccolo esperimento. Quindi appena arrivo a 1 ora, magari adesso stacco. Poi faccio un'altra oretta e poi l'altra oretta me la faccio stasera. Vediamo. E dove cazzo devo andare qua? Qua. Aia. No, mi sa di no. Non c'è un cristo di nessuno. Se la fai di 1 ora stasera falla dal PC, che facciamo just chatting insieme. Ho capito, sì, ma che cazzo facciamo con just chatting? Cioè, di che parliamo? Ora vedo, perché devo ancora formattare il PC. Ma una merda. Cioè, in casa appena formatto il PC e lo sistemo per bene, parliamo di cose a cazzo. Ma che cazzo devo andare di qua? Mi sa... Ma è che stiamo tornando indietro? Oh cazzo. Tipo potrei portarlo, cioè mi annoia. Però se qualcuno guarda le portarsi che ti seguono... Guarda vedo. Perché il PC è lento, in caso potrei farla con il cellulare. Con il cellulare potrei farla. Ovviamente non posso collegarmi su Discord. Cazzo. Porco. Mi sa che ho sbagliato munizioni. Cazzo. Avanti, perlustrazione. Forse è qualche iena. Muori bastardo. Ok. Cazzo. Bastardo di merda. Muori. Volendo potrei portare The Sims adesso. Cioè faccio dei Sims e poi stasera in caso parlo di cazzatine mie. Vediamo. Ok. Ci metto un botto ad accendere il computer ogni volta. Cazzo. Trovato niente? Area sicura. Ce n'è qua. Ti guardo le palle. No. Cristo, non ho munizioni. Sai che ti dico, vaffanculo.
Stai fermo. Vaffanculo. No, si mira di merda su sto gioco comunque. Proprio una merda. Che schifo. Dove cazzo sei? Che merda, mamma mia. Volendo potrei portare The Sims adesso. Già appena uccido sti stronzi salvo. Cercate ovunque, forza! Poi porto subito The Sims. Cioè si guarda, si mira di merda! Che schifo! Cazzo gridi. Cazzo gridi! Che cazzo gridi! Sinistra! Greve! Soffri, puttana! Lo so, ho sprecato una munizione. Sì. Allora, facciamo così, per ora va bene. Ora attacchiamo su The Sims, vediamo quanti spettatori facciamo. Tanto salviamo. No, sbagliato. Sì, postiamo The Sims, sto punto. Però devo cambiare account. Vabbè raga, ci sentiamo fra poco praticamente, attacchiamone un'altra. Greve.